Oggi 6 giugno 2003 andiamo per la città a fare un giro per far capire là dentro che ci sono delle barriere, scatologiche, psicologiche, architettoniche e varie barriere. Noi cerchiamo di abbattere queste barriere. Ma vediamo che anche la gente capisca, e che sia con noi la gente, che ti aiuti, che ti dia una mano, in più cercheremo di far includere un handicappato, uno di noi, in ogni commissione edilizia. Un esempio di scivolo, molte volte capita che all'uscita dello scivolo non ci sia spazio per uscire. In questo caso ci è andata bene. Ecco, siamo al quartiere Porto, Santa Maria del Porto. Vai pure Dimitri. Vai. Allora, andiamo a caccia noi. Situazione del picchio. Altro esempio, ponte sul Misa. Caos. Vieni. Sì. Qui da solo non ci riusciresti, Franco, qui. Franco? Un'altra barriera architettonica è arrivata in minacqua. Proprio qui. Siamo sempre Io sul dovrei ponte. girare per Aspetta, aspetta. girare. Sì. Qui poi è il paradosso. Biciclette, gradini tremendi. Aspetta Franco che ti aiutiamo, aspetta, aspetta. Con un ausilio ci siamo riusciti. Franco? Questo mi sembra incredibile. Questa è un'altra barriera architettonica veramente pericolosa. Sì. Le barriere architettoniche si abbattono anche così. La banca. Banca. Barriera architettonica. Barriere architettoniche. Vai. Poi Andiamo. bar all'aperto, solo per normali. I disabili non consumano. No. Siamo tutti cattolici. Per esempio, davanti alla chiesa c'è una barriera che si tiene enorme. Perché? Finalmente c'è l'eliminazione di una barriera architettonica. Finalmente. L'ascensore è lì, guarda. Sì, sta lì e filma tutto. Sì. Che ti può entrare facilmente. Dai, andiamo dentro. Ci sono i pulsanti, ci sono i numeri in braille. Interessante, no? Questo ti piace? Ti va bene? Allora, altra situazione. Piazza del Mercato. Basta Per nel entrare qui, per mercato. entrare è impossibile. Franco? Prova qui. Quasi. Ci si riesce? No. Ma c'è uno scalino. Qua c'è uno scalino enorme che non si può. Vedi? Sì. Vedi? Alla Quindi metà della metà, ragazze! Quindi hai bisogno di È la un aiuto. questione di buon senso. Sì. Questo è un amico, un vecchio amico. Oh, Gianni è qua su. Sì, Lavora qua su. adesso sta venendo giù. Ah. Per gli spazi? Vieni.
È una vita che ci vediamo, diavolo. Come stai? Questa è Gianni, questo è Erti. Scusa. Non ti sei invecchiato, com'è sta storia? Io sono invecchio? Com'è? Perché? Non lo so com'è. Perché io mi sto sempre... Che perché gli dai il giro? Sempre il rivoluzionario. Poi che non ci sono quel diavolo lì. Diavolo. Che ma... È vero, è vero. Che mi accontenta tutto, per tutto. Allora, so che adesso sei diventato un personaggio della televisione, vero? Così dicono. Che problemi avevi allora per le barriere architettoniche? Dove le trovi queste barriere architettoniche? Abbiamo fatto diverse riprese, ma ci vai le barriere architettoniche che proprio non ci fido. Ma dove le trovi? Sugli edifici oppure sulle strade? Sugli edifici, non soltanto negli edifici pubblici, ma anche nelle case private. Nelle private invece c'è una legge che è quella del del 1989, la legge 13, che consente di chiedere dei contributi per ristrutturare le case e sistemare le barriere. Ciao, sono contento del lavoro che fai e di questa cosa che ti ha chiamato a nuovi entusiasmi. Esatto. Va bene? Esatto. Ciao Gianni. Non ti invecchi. Ciao. 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 Porta strettissima. E siamo qui nell'ascensorino. Aspetta. Per esempio, questa è una barriera architettonica. La porta è troppo stretta. Allora, questo c'è. Ma qui ci fa perché è un ascensore discreto, discretamente disponibile. Ad esempio qui vedi come deve essere un ascensore. Quasi deve essere l'ascensore. Bene. Cioè, con i tacchi. A portata di carrozzina. Allora diciamo che hanno fatto un buon lavoro qui. Ma devono allargare un po' la porta. Come? La porta d'ingresso. Dicevi che era un po' stretta. Sì, la porta d'ingresso è schifosa. Troppo stretta. Bene, andiamo. Che stai facendo, Franco? Attento. Aiutami. Marco sta facendo la pipì in un contenitore. Noi abbiamo trovato qui là per là un bagno che sia adatto. Anche queste sono delle barriere, anche queste sono delle condizioni psicologiche pesanti. E lui la fa qui in un angolo del mattatoio, che avrà visto tante di quelle pisciate di povere vacche, di poveri suini, è lì, che la fa, e noi lo lasciamo tranquillo.